Un cordiale benvenuto. Oggi vi parlerò della guarigione spirituale attraverso Bruno Gröning. Mi chiamo Berit Manninger e da 20 anni seguo questo insegnamento spirituale. Grazie a questo ho avuto tante buone esperienze sia per me che per le altre persone. Oggi desidero parlarvene. Avrete modo di conoscere la vita di Bruno Gröning, il suo insegnamento, e ascolterete anche delle testimonianze di persone guarite e i relativi commenti medici. Per vedere questo video, vi suggerisco di prendervi il tempo necessario in un ambiente tranquillo che vi permetta di trovare la calma interiore. Ora vorrei invitarvi ad ascoltare insieme a me un brano musicale. Fate attenzione al vostro corpo, perché avrete l'opportunità di percepire qualcosa. Infatti, Bruno Gröning parlava di una forza guaritrice che chiamava Heilström. Il famoso medico Paracelso chiamava questa forza vis vitalis o forza vitale. In Asia è conosciuta come prana o chi. Bruno Gröning raccomandava di adottare una postura aperta. Suggeriva di sedersi in posizione eretta, tenere le gambe parallele, con i palmi delle mani rivolti verso l'alto. Ora ascoltate un brano musicale e pensate a qualcosa di bello. Se volete potete anche chiudere gli occhi. Cercate la calma o semplicemente lasciate scorrere i vostri pensieri e osservate ciò che percepite nel vostro corpo. Forse avete percepito qualcosa di questa forza durante l'ascolto della musica. Ora vorrei raccontarvi qualcosa della vita di Bruno Gröning. Nacque nel 1906 a Danzica, quarto di 7 figli. Già in giovane età mostrò doti speciali. Le persone e gli animali guarivano in sua presenza. A questo proposito diceva: «Questa è la mia missione. Non è il mio mestiere, ma è la mia vocazione, aiutare il prossimo». All'inizio del 1949 si recò nella regione della Ruhr, dove l'interesse di molti per Bruno Gröning è stato suscitato dalle testimonianze di numerosi guariti. Si recava dove i malati gli chiedevano aiuto, di casa in casa. Nel marzo del 1949, Bruno Gröning ricevette l'invito di un ingegnere di Herford, che chiese aiuto per suo figlio di 9 anni con distrofia muscolare progressiva, che dal punto di vista medico era incurabile. Bruno Gröning accettò l'invito e il ragazzo, dopo poco tempo, poté camminare di nuovo.
Questa notizia si diffuse a macchia d'olio e fino a 5.000 persone al giorno arrivavano alla casa di Wilhelmsplatz 7. Questo periodo, poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu segnato da esperienze terribili, malattie fisiche e mentali, privazioni e stenti di ogni tipo. La comparsa di un uomo, la cui parola e il cui sguardo potevano riportare le persone alla salute, non era solo qualcosa di nuovo per quei tempi, ma anche di insolito. Nell'agosto del 1949, Bruno Gröning si trovava nel sud della Germania. Al Trabahof di Rosenheim ogni giorno si riunivano fino a 30.000 persone in cerca di aiuto e di nuovo avvenivano numerose guarigioni. Dal giorno in cui Bruno Gröning apparve in pubblico, forze avverse gli complicarono la vita fino alla sua morte nel 1959. Nel 1950 la giovane austriaca Grete Häusler incontrò Bruno Gröning per la prima volta. Già al primo incontro guarì spontaneamente da tre malattie considerate incurabili dalla medicina. Per gratitudine Grete Häusler divenne una stretta collaboratrice di Bruno Gröning e lo aiutò ad aprire delle comunità. Grete Häusler si accorse che le guarigioni continuavano ad avvenire nonostante la morte di Bruno Gröning avvenuta nel gennaio del 1959. Nel 1979 fondò il Circolo degli Amici di Bruno Gröning. Si tratta di una libera associazione internazionale dove le persone si occupano dell'insegnamento di Bruno Gröning perché lo hanno riconosciuto prezioso e utile. Prima di morire nel 2007, Grete Häusler affidò la guida del Circolo degli Amici di Bruno Gröning a suo figlio Dieter Häusler. Oggi in tutto il mondo si contano circa 80.000 amici di Bruno Gröning e oltre 3.000 comunità in quasi 130 paesi. Queste comunità locali si incontrano ogni 3 settimane per assorbire la forza e condividere le loro esperienze personali. Oltre alle comunità locali per adulti, ci sono anche quelle per bambini e giovani, in cui allo stesso modo accadono guarigioni e si ottengono aiuti. All'interno del Circolo degli Amici di Bruno Gröning esiste un cosiddetto gruppo medico-scientifico specializzato, in breve MVF. Ora potrete vedere cosa dicono i medici dell'MVF della guarigione per via spirituale attraverso l'insegnamento di Bruno Gröning. Il gruppo medico scientifico specializzato, detto MVF, è un'unione di professionisti della salute all'interno del Circolo degli Amici di Bruno Gröning. Il loro compito principale è esaminare e documentare le testimonianze di guarigione e di renderle pubbliche. L'MVF è un gruppo di professionisti della salute, di medici come me, di veterinari, dentisti, psicoterapeuti, psicologi, cioè tutte persone che lavorano con la medicina convenzionale o con la naturopatia. Sono persone con i piedi per terra. E queste persone, ben radicate a un certo punto, hanno capito che esiste una dimensione più alta da cui si può assorbire qualcosa se si ha una fede forte. Allora possono avvenire cose che non si sperimentano normalmente nella vita di tutti i giorni. Ognuno di loro ha riconosciuto e verificato che la linea di confine che conosceva prima non esiste più. Faccio parte del gruppo medico-scientifico specializzato ed è una grande gioia per me partecipare anche alle conferenze informative perché come medico sento il forte desiderio che la gente guarisca. Qui ho trovato qualcosa che ho verificato io stessa e di cui, con le mie esperienze, posso informare le persone. Infatti, c'è qualcos'altro con cui non si ottiene solo sollievo, come con le medicine, ma si può ottenere anche la guarigione. Bruno Gröning diceva che ogni malattia può essere guarita, ma non ogni persona. Questo ha a che fare con quanto una persona si apre a questa forza guaritrice, quanto ci crede e con quanta disciplina la assorbe.
Bisogna sottolineare che non esiste una ricetta per la guarigione. Ci sono alcune regole che si possono seguire per rendere più probabile la guarigione. Naturalmente non c'è nessuna promessa di guarigione, nessuna garanzia. La prima cosa è che bisogna sapere come assorbire questa forza superiore per poter guarire. Il circolo degli amici di Bruno Gröning è una scuola, una specie di scuola guida per imparare come accedere a questa forza guaritrice. La seconda cosa è che bisogna avere la volontà interiore di guarire, cioè deve venire dal cuore. Il terzo punto è probabilmente il più importante. Ci deve essere una fede molto forte e la convinzione che c'è qualcosa di più alto che può realizzare ciò che ancora non si conosceva e che forse non sembrava possibile. Durante le conferenze informative è successo spesso che le persone dicessero di aver avuto dolori alla schiena o alle ginocchia o alla testa e dopo la conferenza tutto era sparito ed è anche rimasto così. Sperimentare questo è sempre una grande gioia. L'ho appena sperimentato quando ho tenuto delle conferenze in 9 città in Israele. Ogni volta c'erano da 1 a 5 persone che parlavano di questi miglioramenti spontanei. Ho sperimentato, per esempio, che raccontando di guarigioni, durante le conferenze informative in cui ho partecipato come medico, avvenissero guarigioni spontanee tra il pubblico. Mi ricordo di un uomo in Belgio che aveva un dolore cronico per una grave lesione alla spalla a causa di un incidente d'auto. Naturalmente aveva già provato tutto ciò che la medicina e la fisioterapia potevano offrire, ma aveva sempre bisogno di antidolorifici e il braccio aveva una mobilità limitata. Dopo la conferenza i disturbi erano completamente spariti e l'uomo ci mostrò che poteva di nuovo muovere il braccio in tutte le direzioni, cosa che non era stato in grado di fare per 3 anni. Come medico sono venuta inizialmente per trovare qualcosa per i miei pazienti, ma non pensavo a me stessa. Dopo 1 anno e mezzo di assunzione regolare della forza, sono guarita dall'eczema atopico su entrambe le braccia, scomparso da un giorno all'altro. Come medico non puoi immaginare che la pelle dolorante che prodeva terribilmente guarisse in una notte, diventando completamente pulita, completamente libera. Non si riesce a immaginarlo. Questo ti convince. Il più grande evento fu quando mio padre ebbe un ictus in un caldo giorno d'estate, con una paralisi completa del lato sinistro. Dopo aver chiamato il medico di emergenza, venne ricoverato in ospedale. Venne esaminato. Aveva una sospetta emorragia cerebrale e di conseguenza non poterono dargli alcun farmaco. Poterono solo fargli delle trasfusioni. Normalmente si possono dare farmaci fluidificanti per il sangue, ma questo era fuori questione per mio padre, perché c'era il rischio di aumentare l'emorragia cerebrale. Così lo tennero semplicemente in osservazione e durante quei 2 giorni in cui era lì, gli parlammo dell'insegnamento di Bruno Gröning e gli mostrai come assorbire lo Heilstrom. Lasciò l'ospedale dopo 2 giorni sano. Ora bisogna dire che, come è noto in medicina, è possibile che l'emiplegia completa causata da ictus rientri completamente in pochi minuti, ore o in qualche giorno. La cosa sorprendente fu che durante il colloquio finale con l'assistente medico gli chiesi come valutasse la situazione di mio padre. Mi rispose che avevano discusso il caso di mio padre e che poco prima di dimetterlo avevano fatto un'altra TAC. Avevano visto che c'era un danno considerevole al lato destro del cervello, che di solito causa la paralisi dell'altro lato del corpo, ma che mio padre non aveva più alcun disturbo.
Mi dissero, noi del team medico non sappiamo spiegare perché suo padre non abbia più alcun disturbo. Sapete, quando si sperimenta una cosa del genere, e potrei elencarne molte altre, allora si è stupiti, perché all'università si insegna che esistono dei limiti precisi. Invece, quando succede un evento del genere nella propria famiglia o durante una conferenza informativa, si è così grati che si vorrebbe passare questa informazione a tutti. Questo non significa negare misure terapeutiche o mediche. Si dovrebbe sempre andare dal proprio medico, dal proprio terapeuta, con fiducia. L'ha detto anche Bruno Gröning. Oltre a questo, si può cominciare a seguire il suo insegnamento, assumere lo Heilstrom e, se è giusto, se Dio lo vuole, anche guarire. Vorrei sottolineare ancora una volta che il circolo degli amici di Bruno Gröning non diagnostica, non cura, non esamina e non fa trattamenti. Non si sconsigliano le visite dai medici, l'assunzione di farmaci, operazioni o terapie. Bruno Gröning consigliava alle persone di andare da un medico di fiducia. Perciò non c'è alcuna promessa di guarigione nel circolo degli amici di Bruno Gröning. Il circolo degli amici di Bruno Gröning si finanzia esclusivamente sulla base di donazioni. Queste donazioni vengono usate, per esempio, per l'affitto di locali o per i costi di stampa. Tutti gli aiutanti del circolo degli amici di Bruno Gröning lavorano su base volontaria. Il circolo degli amici non è legato a nessuna religione o ideologia. Vi appartengono persone di tutte le principali religioni del mondo. Il sito web del Circolo degli Amici è disponibile in 29 lingue e i libri sono tradotti in 54 lingue. Ora vorrei mostrarvi un breve filmato su Bruno Gröning e la sua missione a quel tempo e sul Circolo degli Amici di Bruno Gröning oggi. Nell'anno 1949, un uomo di nome Bruno Gröning suscita un gran clamore intorno a sé. I media lo definiscono un guaritore miracoloso. Migliaia si rivolgono a lui da tutta la Germania. Sempre più spesso giungono notizie di nuove incredibili guarigioni. Persino coloro che sono stati diagnosticati incurabili giurano che egli possieda una forza guaritrice. Per alcuni è un messia, per altri un ciarlatano. Oggi ero a Rosenheim, al Trabahof. Non ci crederai, c'erano migliaia di persone. E quel Gröning che parlava... Oddio, Gröning, ancora con questa storia. Tantissimi ammalati, su sedie a rotelle, barelle, e poi tutto d'un tratto alcuni si sono alzati... Non smettila. Jote, mi ritrovai con una mano paralizzata. Non potevo più portare il cucchiaio alla bocca. E questa mano paralizzata fu trattata. Facemmo tutto il possibile per curarla, ma rimase paralizzata. Il volo emiano. Sì, nel 1943 fui ferito a bordo di un sottomarino. L'articolazione del mio gomito sinistro si sbriciolò. E all'ospedale militare navale di Stralsund fui sottoposto a un'operazione. Dopo l'intervento si constatò che il mio braccio non si muoveva più, rimaneva piegato. E così rimasi sino al 1949. Tutti mi conoscevano così. Mi chiamavano l'uomo con un braccio solo, proprio perché sembrava che avessi una protesi. Avevo dolori molto forti e questa sciatalgia cronica che si irradiava lungo tutta la parte posteriore della gamba. A poco mi provocò una paralisi. Si cercò di fare tutto il possibile, iniezioni e trattamenti, ma alla fine il neurologo mi disse «Non posso fare altro per aiutarla». La trasferisco a Bethel dal professor Jaspersen. È stato il mio primario ed è la persona giusta qui, nella Westfalia dell'Est. Si rivolga a lui. Andammo da questo medico che mi fece una visita molto approfondita e mi disse «Neppure io posso fare niente per aiutarla. Deve ritornare a casa». E poi, rivolgendosi a mio marito che era venuto con me, «Deve comprare una sedia a rotelle, così sua moglie potrà uscire un po', è ancora giovane». Il problema divenne talmente grave che soffrivo di dolori giorno e notte. Potevo stare distesa solo da una parte, camminavo pochissimo e tutta curva.
e non potevo più lavorare. Arrivavano sempre più persone, fino a quando divennero migliaia, approssimativamente più di 5.000. È difficile stimarlo. E poi le guarigioni si verificavano forse in misura crescente. Una delle persone che giacevano sulle barelle si alzò e disse: «Sto bene, sto bene». Ciò che vidi furono le persone sulle sedie a rotelle. E ce n'erano anche un gran numero. Non mi ricordo più con esattezza quante fossero. Seguirono veramente l'esortazione di Gröning. Si alzarono dalle sedie a rotelle e le spinsero da sé. Questo l'ho visto io. Devo ammettere che solo in seguito restai impressionato da questo fatto. Finché rimasi lì sotto e Gröning parlò, non mi colpì affatto. Solo quando vidi gli effetti sulle persone in sedie a rotelle e su quel ragazzo cieco, e poi un paio di giorni dopo su mio padre, allora la mia opinione cambiò radicalmente. È logico, no? Non si può non cambiare opinione. Prima io... No, non lo voglio neanche dire come l'avevo considerato prima. I fatti convincono, no? Io non sono uno che crede tanto facilmente. Prima devo vedere le cose. Mi guardò solo, così. E allora gli mostrai la mano. E poi, non so, c'era un tavolo o qualcosa del genere. Ad ogni modo, avevo la mano così e d'un tratto le dita iniziarono a battere. Tamburellai per un bel po'. In quel momento la paralisi era scomparsa. Avvenne tutto nell'arco di mezz'ora. In quel momento provai a muovere il braccio, che era immobile da anni. E il braccio si raddrizzò. Riuscii soltanto a gridare: «Si muove! Si muove!» Naturalmente ero molto scettico. Non sapevo come classificare tutto questo. Forse ipnosi o suggestione. Tra me e me cercavo di collocarlo in uno schema, ma non riuscivo a trovarne uno. Era qualcosa di completamente diverso da ciò che avevo conosciuto fino a quel momento. Tanto che non sapevo dove collocarlo. Man konnte sich das nicht erklären. Nessuno riusciva a spiegarselo. Se per anni vedi uno con un braccio sempre piegato e poi d'un tratto lo muove, allora sorge spontanea la domanda: com'è successo? E da quel momento parlai sempre a favore di Gröning e ammisi che prima invece non ci avevo creduto. Ma proprio grazie alla mia guarigione mi sono convinto che Gröning era riuscito a fare qualcosa che i medici non erano stati in grado di fare. E proprio in quel momento, in quel preciso istante, in quel singolo secondo, è successo. Non so dire cosa, non so spiegarlo, nemmeno oggi dopo 45 anni so dare una spiegazione. Neanche mio marito ci riesce. In quell'esatto secondo, egli era in piedi e io ero in piedi insieme a lui. In che modo, non lo so, semplicemente mi ero alzata dal divano su cui ero coricata. In quell'istante tutti i dolori erano scomparsi. Riuscivo a stare diritta senza impedimenti e stavo di fronte a lui a breve distanza. Non era molto alto, era appena più alto di me. Potevo guardarlo direttamente negli occhi. Perciò lo guardai negli occhi e vidi un bagliore che non so descrivere. E in quel momento ebbi questa sensazione. Se non ti fossi alzata in quell'istante, avresti perso la tua ultima possibilità, la tua unica e ultima possibilità di guarire. Rimasi là e non avevo più alcun dolore. Ero sempre stata così orgogliosa della mia postura eretta, ma da un anno ormai non riuscivo più a tenerla. Mi aggrappavo ai tavoli e alle sedie. E lì, in un istante, mi sono alzata ed ero libera e mi sentivo felice in un modo molto strano. In un'ora di comunità, Adolf Groth conosce Bruno Gröning. Aveva un cancro allo stomaco ed i medici si erano arresi. La guerra ci aveva segnato. La guerra ci aveva rovinato.
tutto lì. Eravamo devastati nell'anima. Non eravamo persone normali durante la guerra. Eravamo delle iene. Le persone normali non riescono ad uccidere gli altri. Noi invece abbiamo dovuto farlo. O tu o io. Questo non è normale. Quando la vita è appesa a un filo, si va sempre alla ricerca di qualcosa. Allo stesso modo quando si è al fronte. Ogni momento può essere l'ultimo. È terribile vivere in quella condizione. Quindi non c'è da meravigliarsi se ci siamo ammalati, se ci siamo distrutti mentalmente. Ero talmente malato da avere già un piede nella fossa. Volevo aiuto. Non riuscivo nemmeno più a mangiare. E venni a sapere dal mio medico di famiglia che avevo il cancro allo stomaco. Poi andammo alla conferenza. Non ricordo più come sia accaduto. Ad ogni modo eravamo più persone. È stata una redenzione per noi, per tutti i presenti. La sala era piena. È stata una salvezza per tutti. Ci siamo sentiti tutti come rinati, così leggeri eravamo. La pesantezza era uscita dal corpo. Da quel momento non eravamo più malati. Non sentivamo più addosso alcuna malattia. Era passato tutto. A casa riuscì a mangiare e la malattia non è più tornata. Così facile. Ma è proprio questa la propagazione della forza di Gröning, quella che egli irradiava. E il corpo veniva ricaricato, e quando il flusso, la corrente, scorre nuovamente libera nel corpo, allora tutto può tornare alla normalità. Chi non vuole crederci, lasci perdere. Ma la mia fede, quella nessuno me la può portare via. Questa è la mia opinione. Ce l'avevo allora e ce l'ho ancora oggi e mi va bene. Sono vecchio, oppure sto invecchiando, come posso dire. E questa è la cosa più bella. Sono felice di essere ancora vivo, di essere ancora qui e di essere ancora in buona salute. E alcuni giorni prima feci delle radiografie. Il dottore le guardò, le confrontò con le precedenti e non ci poteva credere. Le riguardò ancora e disse: «Amico mio, sei guarito! È incredibile!» Una settimana dopo era sparito ed è ancora così. Non ho più dolori alla schiena e nulla più. Bruno Gröning era diventato famoso negli anni 50 come il guaritore miracoloso, quando si raccontavano guarigioni incredibili e decine di migliaia di persone affluivano nei luoghi dove operava. Voleva aiutare gli uomini che credevano che lui li potesse aiutare. E ho la sensazione che lui potesse davvero aiutare molti di loro, e ne ha aiutati anche tanti, per quanto gli fosse permesso agire. Nonostante Gröning sia deceduto nel 59, si verificano sempre guarigioni stupefacenti. Poi vado a questa conferenza informativa e sento parlare di una forza di cui fino a quel momento non conoscevo l'esistenza, e poi esco di lì sana. I am 72 years old. Ho 72 anni. Nel 1973 caddi da una parete di roccia e riportai danni alla colonna vertebrale, nei punti L4, L5 e S1. I medici mi dissero che prima dei 45 anni mi sarei ritrovato su una sedia a rotelle. Non potevo stare seduto a lungo, non potevo nemmeno stare a letto, guidare la macchina, e io sono pompiere. Normalmente guido il camion dei vigili del fuoco.
Era diventato molto pesante, il lavoro era molto duro. Prendeva una quantità di antidolorifici, antinfiammatori e persino farmaci contro gli antinfiammatori per evitare le ulcere. Mia moglie mi portò a un incontro di Bruno Gröning. Si era incuriosita a causa di una foto che aveva visto da un amico. Ad ogni modo, andai all'incontro. Da allora posso fare tutto quello che voglio. Posso sollevare pesi, riesco a guidare e la troupe del film qui può testimoniare che adesso posso guidare un bus senza problemi. Adesso è di nuovo tra i pompieri, combatte il fuoco, si arrampica sulle montagne, nuota, va per la città in bicicletta, svolge una gran quantità di lavoro. È un uomo molto forte, come se non gli fosse mai successo niente. Siamo tanto, tanto felici. Posso solo dire che ringrazio Dio per la guarigione che ho ottenuto. Oggi il Circolo degli Amici di Bruno Gröning è una delle più grandi associazioni al mondo che si occupano di guarigione per via spirituale. Se voi foste una persona come me, il capo di una grande famiglia e la guida di tante persone, e voleste aiutare la gente, penso che quello che avete voi sia la cosa migliore. E non costa nulla. L'Einstein mi entusiasmò moltissimo e in qualità di dottore trovai che fosse di grande importanza diffondere questo insegnamento tra gli uomini. Sono idee tanto, tanto piene di forza ed è importante riconoscerle. E quando vi accade una cosa così, allora vi rendete conto che è davvero così. Nel maggio 2013 a New York, il Circolo degli Amici di Bruno Gröning è stato insignito di un onore speciale. Nella Cappella Ecumenica Tillman delle Nazioni Unite, la World Peace Prayer Society consegna a Dieter Häusler il premio Peace Paul per la pace per il Circolo degli Amici, un riconoscimento con cui in passato sono state onorate altre personalità importanti, come i premi Nobel per la pace, Madre Teresa di Calcutta, il Dalai Lama e Papa Giovanni Paolo II. Good afternoon, everyone. Welcome to the United Nations. Il World Peace Prayer Society, abbreviato WPPS, è un'organizzazione non governativa associata alle Nazioni Unite e si è prefissata allo scopo di raccogliere gli uomini della Terra sotto il motto «Possa esservi pace sulla Terra». Il premio è stato consegnato dalla rappresentante delle Nazioni Unite del WPPS, Reverendo Deborah Moldov. È davvero speciale e molto opportuno che ci siano qui gli amici di Bruno Gröning. Proprio adesso, in questo tempo che il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha definito i tempi del grande cambiamento. Quando il nostro corpo è sano, la chiamiamo salute. E quando il nostro mondo è sano, la chiamiamo pace. Quando guariamo noi stessi, guarisce il mondo. È per me un onore consegnare oggi agli amici di Bruno Gröning un premio per la pace. Così, con gratitudine per il lavoro bello e disinteressato degli amici di Bruno Gröning, vorrei consegnare in nome del World Peace Prayer Society il premio Peace Paul a Dieter Häusler e Susanne Reuss. Thank you so much. Thank you so much. I see. Io questo lo vedo come un segno per Bruno Gröning e la sua opera. E lo vedo come un segno per tutti gli amici di continuare il suo lavoro, di diffondere sulla terra pace, amore e salute. Thank you so very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ora vorrei farvi dare un'occhiata all'insegnamento di Bruno Gröning.
Bruno Gröning disse: «Più assorbirete il bene, più vi sentirete a vostro agio, più è probabile che l'ordine si stabilisca nel vostro corpo». Il suo obiettivo non era solo quello di aiutare le persone, ma anche di trasmettere la conoscenza di una forza che ogni persona, non importa dove si trovi, può assorbire. Cosa bisogna fare per assorbire questa onda guaritrice, o Heilstrom, come la chiamava Bruno Gröning? Bruno Gröning consigliava una postura aperta, cioè di non incrociare braccia e gambe e di mettere i palmi delle mani aperti e rivolti verso l'alto. Così come è necessario un atteggiamento esteriore, ci vuole anche un atteggiamento, un orientamento interiore. Bruno Gröning raccomandava di separarsi da tutto ciò che è pesante, dalle preoccupazioni, dal dolore, dalle diagnosi, dai dispiaceri e dalle paure. Bruno Gröning paragonava l'essere umano ad una batteria. Più una persona ha assorbito buona energia, meglio si sente. Durante la vita quotidiana, ma anche a causa di pensieri negativi o quando una persona è arrabbiata, perde energia. Se una persona manca di energia, questo si manifesta sotto forma di nervosismo, mancanza di forza o irrequietezza. Bruno Gröning definiva l'assorbimento cosciente di questa forza guaritrice Einstellen. Così facendo si può assorbire tanta energia positiva per avere sempre una batteria completamente carica. A Bruno Gröning piaceva paragonare questo orientamento interiore a quello di un apparecchio radio che riceve il canale giusto solo se è impostato sulla frequenza giusta. È importante durante l'Einstellen non essere distratti da pensieri negativi come la preoccupazione, la paura o i pensieri della malattia. Questo porterebbe a far sì che la connessione non venga stabilita affatto o venga interrotta. Molte persone avvertono durante l'assorbimento della forza facendo l'Einstellen un formicolio caldo o freddo o anche brividi che scorrono attraverso il corpo. Complessivamente è una sensazione molto gradevole. A volte però compaiono dei dolori. Bruno Gröning li chiamava dolori di Regelungen. Sono un processo di purificazione. Se l'energia positiva scorre attraverso il corpo e incontra dei blocchi, questa corrente guaritrice cerca di rimuovere il negativo. Grete Häusler raccomandava di connettersi con questa forza divina almeno 2 volte al giorno, preferibilmente alle 9 e alle 21. Migliaia di testimonianze di successo confermano la possibilità di guarigione sulla via spirituale attraverso l'insegnamento di Bruno Gröning. In Germania sono state raccolte circa 18.000 testimonianze di successo documentate e archiviate. Ora vorrei presentarvene 2 in un breve filmato. Bueno, pues desde 1997 Dal 1997 soffrivo di ernia del disco. I dolori erano terribili, spaventosi. Ho seguito diverse terapie, non solo in cliniche, case di cura, camere di decompressione, bagni termali, agopuntura, guaritori, naturopati. Facevo tutto quello che la gente mi consigliava. Io iba buscando la soluzione, no? Solo che i dolori che avevo erano spaventosi. Avevo bisogno continuamente di antidolorifici. Quando mi veniva uno di quegli attacchi terribili, i medici dovevano darmi il Neurobion insieme al Voltaren, cioè non uno o l'altro, ma entrambi contemporaneamente. Perfino l'infermiere che talvolta veniva e mi faceva le iniezioni per 4 o 5 giorni non voleva darmi dosi maggiori perché aveva paura che potessi riportare danni agli organi interni, tanto erano forti le medicine. Había que ayudarlo a igienizzarsi quando le venían estos dolores. Quando arrivavano i dolori dovevo aiutarlo a sedersi. Era una situazione difficile per la famiglia, ma abbiamo cercato aiuto, medici, guaritori, terapeuti e tutto il possibile. Tutti hanno detto che era praticamente incurabile. Ya le habían dicho que ya prácticamente era incurable. Bueno, en el transcurso de estos 9 años Nel corso di questi 9 anni, sulla base delle radiografie e delle risonanze magnetiche, i medici hanno stabilito che avevo più ernie del disco, cioè avevo ernie in 3 punti diversi della colonna vertebrale.
Quando arrivavano gli attacchi, erano così forti che mi contorcevo. Potevo rimanere piegato per giorni dal dolore. Sentivo un male terribile dal collo lungo tutta la colonna vertebrale. E sentivo i muscoli contrarsi. Nel 2003 andai a San Borja e seppi di Bruno Gröning e della guarigione per via spirituale. Mio marito era in viaggio. Quando tornò glielo raccontai e mi rispose che non lo dovevo gravare così. Mia sposa mi commenta. Le dissi, no, non venire qui con queste cose ridicole. Pensavo che una guarigione per via spirituale fosse impossibile. Per me in quel momento era una cosa totalmente assurda. Non le hice caso, le dije, no, me vengas con cosa. No, non l'ascoltavo e le dissi, non venire qui con questa roba. Io credevo ciecamente ai medici e alla medicina scolastica. Questo accadeva nel giugno 2003. Soffrì ancora fino alla fine del 2003, per l'intero 2004 e nel 2005 arrivò un giorno in cui non potei più sopportare il dolore. Avevo le lacrime agli occhi e dissi a mia moglie Betty, «Dai, mettiti in contatto col circolo degli amici. Vediamo dove devo andare. Io non ce la faccio più». Poi andammo dal signor Arturo Valdés. All'inizio lo portavo io con l'auto. Poi ha acquistato sempre maggiore fiducia e è andato da solo ed era molto più felice. Non ha avuto più così tanti dolori. A quel punto facevo poche punture. Un giorno non presi più nemmeno una pasticca, non feci neanche un'iniezione e il busto che portavo giornalmente, lo indossavo la mattina e lo toglievo la sera, insomma, un giorno mi dissi, adesso per oggi lo metto via, vediamo che succede. Di punto in bianco non ebbi più bisogno del busto e neanche di iniezioni o pasticche. Poi ci fu una conferenza a Lima nell'ottobre del 2006 e alcuni giorni prima feci delle radiografie. Il dottore le guardò, le confrontò con le precedenti e non ci poteva credere. Le riguardò ancora e disse, «Amico mio, sei guarito!» È incredibile. Sta curato, questo è incredibile. Alcuni giorni più tardi conobbi il dottor Jorge Castaneda e disse la stessa cosa. Era stupefatto di fronte a questo miracolo che Dio ha operato nel mio corpo. A 17 anni circa, con il mio amico di allora, che poi è diventato mio marito, fummo invitati a fumare uno spinello, una sigaretta di hashish. Abbiamo fumato insieme ed è andata avanti così. Le 2-3 volte successive che ci siamo visti, ce lo siamo fatti offrire ancora. Poi abbiamo iniziato anche a comprarlo, all'inizio più o meno 10 grammi, che poi ci fumavamo nei fine settimana. Succede che poi si incontrano sempre più persone che assumono droghe e si impara a conoscere tutte le droghe possibili. Ho anche iniziato con i viaggi in LSD, con lo speed, cocaina, pasticche unite all'alcol, sino all'eroina. Se ci penso, non mi viene in mente nessuna droga, ecstasy o altro, che io non avessi preso. Proprio tutte le droghe senza eccezioni, funghi allucinogeni, in pratica tutto. A causa dell'eccesso di consumo di droghe ho avuto dolori alle articolazioni e a causa di questi sono andata dal dottore che mi ha praticato l'agopuntura. Da questo dottore ho visto il volantino «Guarigione per via spirituale secondo l'insegnamento di Bruno Gröning». Invito a una conferenza medica. La conferenza informativa con medici era il 22 ottobre del 1998. La conferenza medica informativa era finita. Siamo tornati a casa in macchina, ad un tratto mi venne un pensiero. Ora smetti di fumare, la smetti di fumare hashish. Allora l'ho detto a mio fratello, sai una cosa, smetto di fumare hashish. E lui, sì Andrea, la conosco questa storia. Mi ha risposto così, beh chiaro, lui mi ha visto per 18 anni dipendente e sapeva che non potevo resistere senza droghe. È successo così, era il 22 ottobre del 1998. Da quella sera sino ad oggi non ho preso più droghe pesanti, niente eroina, cocaina, pasticche, nulla di nulla.
Quello che per me è così interessante e importante dal punto di vista medico è che non ha avuto sintomi di astinenza. Di solito, dopo decenni di abuso di droghe, il corpo ha delle reazioni e nel suo caso non è accaduto. Il racconto della signora Mattel Schweiger è molto singolare, perché non si spiega né dal punto di vista medico né da quello psicologico. Questa guarigione non poteva avere luogo così. Avrebbe dovuto avere sintomi da astinenza dopo la conferenza e sarebbero dovuto durare 2-3 settimane. Dal punto di vista psicologico non si spiega che non abbia mai dovuto resistere a una crisi di astinenza e non abbia seguito una terapia. Uno non può liberarsi dalla tossicodipendenza così. Aveva una forte dipendenza. Poi, con la ricezione dello Heilstrom, durante la conferenza informativa, dove si era rintronata con l'hashish prima di entrare, se n'è spontaneamente liberata e lo è tuttora. Sono già passati 10 anni. Per me, dal punto di vista psicologico, non è né spiegabile e neanche fattibile. Ricordo ancora quando avevo il racconto della guarigione sul computer e la leggevo. Sono rimasto a bocca aperta. Ho guardato a lungo lo schermo e non mi veniva in mente nulla. Sono così ancora oggi. Non riesco a trovare una spiegazione. Oggi sto davvero molto bene. Mi sento libera e posso di nuovo godere della mia vita. Oggi posso semplicemente sedermi da qualche parte in città a bere qualcosa senza dover pensare. Dove prenderò la prossima dose? Sì, mi sento una ragazza sana, piena di gioia di vivere, gioia di poter di nuovo godere della mia vita. Dopo queste guarigioni impressionanti, vorrei ora invitarvi ad ascoltare un altro brano musicale con me. Per fare questo, riprendete la posizione aperta, osservate il vostro corpo e pensate a qualcosa di bello. Thank you.
Ora avete ricevuto molte informazioni. E forse avete sentito questa forza guaritrice nel vostro corpo. Sul nostro sito web potete trovare maggiori informazioni sui film documentari e altre attività del circolo. Avete anche la possibilità di guardare il film documentario sulla vita di Bruno Gröning su YouTube. Se desiderate maggiori informazioni sul circolo degli amici di Bruno Gröning o ricevere un invito personale ad una conferenza informativa nella vostra zona, usate il modulo di contatto sul nostro sito web. Infine, non mi resta che augurarvi il meglio. Sarei molto felice se voi o i vostri cari faceste esperienze positive assorbendo l'Heilstrom. Ogni bene. Alles Gute.